Oggi si presenta un'associazione degli irriducibili del Teramo Basket, un'altra associazione a sostegno del Teramo. Sì, noi abbiamo dovuto fare la trasformazione da società sportiva SRL, come da impostazioni federali. Siamo 29 soci che costituiscono la nuova SRL. E uno di questi soci è proprio l'associazione irriducibile Teramo Basket, che è un'associazione di tifosi il cui presidente è il professor Pino Di Giovanni, che sarà poi parte integrante anche della società. Teramo Basket, che ovviamente avrà bisogno del sostegno di tutti. Certo, l'abbiamo fatto proprio per allargare il più possibile la base societaria anche ai tifosi. Si è costituita questa nuova associazione, Irriducibili del Teramo Basket, all'interno è un socio adesso della SRL del Teramo Basket. Quali saranno gli scopi e le attività? Intanto noi come associazione abbiamo il 30% di quote di questa nuova società, di questa società che per regole federali si è dovuta trasformare in SRL. Contemporaneamente, con un gruppo di amici tifosi, il nucleo diciamo iniziale, abbiamo costituito questa associazione che ha lo scopo principale quello di sostenere la Teramo Basket 1960. Il primo obiettivo in assoluto è quello di incrementare notevolmente il numero dei soci, perché io sono convinto che solo con una città come Teramo, che ha problemi economici, lo sappiamo, quindi una società di basket si può reggere solo se si riesce a coinvolgere il maggior numero di persone possibili, e questo naturalmente è il primo obiettivo. Poi naturalmente saranno svolte tutte quelle attività sempre a sostegno della società, e in modo particolare attività tendenti a far conoscere questo sport bellissimo della pallacanestro a un maggior numero di teramani. Come? Organizzando convegni, organizzando serate, organizzando anche dei convegni con specialisti della materia e anche corsi di formazione. Magari anche iniziative con le scuole. Benissimo, quella è la prima cosa, iniziative con le scuole, riprendere, anche perché io vengo dal mondo della scuola e quindi è un obiettivo importante.